Salve a tutti ragazzi, io sono Salvatore e oggi vorrei parlarvi della mia infanzia, diciamo della mia gioventù. Io quando ero più ragazzo, più piccolo, andavo matto per il pallone di Savorti. Voi direte, ma chi è questo Savorti? Savorti, in effetti ci stavano, ai miei tempi ci stavano 3-4 tipi di pallone. Si usava il pallone Super Tele, il Super Santos che c'è ancora in tutti, stava questo pallone di Savoldi. Savoldi era un giocatore del Napoli che è stato per molto tempo lui capocannoniere, non so quanti gol faceva all'anno. E questo Savoldi era molto bravo del Napoli, non mi sembra che giocava o il numero 9 o il 10. E si chiamava Beppe Savoldi. Giuseppe Savoldi, vedete, documentatevi e vedete il Napoli ai suoi tempi, come quando l'ha pagato, ha pagato un sacco di soldi. E io mi piaceva vedere quel giocatore, mi piaceva anche il Napoli, e mi ricordo che compravo sempre il pallone di Savoldi perché era più, non era come il Super Santos, era troppo duro, quello là era un po' più morbido, quando una specie come fosse il pallone di cuoio, più sgonfiato. Invece il pallone di Super Santos, quando voi facevate una testata e la prendevate di striscio, come bruciasse la pelle. Invece quello là era un'altra cosa, però vi dico una cosa, se voi prendevate una pallonata in faccia di questo Super Santos, era piacere, ma quello di Savoldi, state sicuro che vi travoltiva. Comunque ragazzi, comunque Savoldi giocava nel Napoli il 1975 fino al 1979. Io avevo i miei 11 anni e l'ho seguito, diciamo, per molto fino al 79 perché mi piaceva molto. Infatti io avevo 11 anni e quando giocavamo a pallone non facevamo altro che dire quando noi segnavamo. Io sono Savoldi, queste cose che si dicono. Comunque lui è stato molto bravo. Adesso lui ha 70 anni, è stato un grande giocatore per il Napoli, è stato capocannoniere e ha vinto una Coppa Italia, mi sembra. E molte cose ha vinto. Adesso lui ha 93 che ha smesso di fare l'allenatore. Comunque. Adesso vi faccio dei video quando lui segnava nel Napoli, dei video dei suoi gol e vi farò ricredere. Comunque sono bei giocatori, ne escono pochi di questi tipi. Con rispetto a Maradona, perché Maradona è un'altra cosa, non voglio offendere né Savoldi né l'altro. Comunque vi dico una cosa, questi giocatori escono un giocatore ogni tanto, questi qua, perché se ci fate caso sono tutti, sembrano tutti gli stessi giocatori, mentre il genio del calcio esce una volta ogni tanto. Vi dico solo una cosa, condividete e iscrivetevi al canale perché vi farò vedere tutti i gol dei grandi calciatori dell'epoca. Ciao ragazzi e condividete, iscrivetevi, mi raccomando, iscrivetevi.